i numeri parlano chiaro, è diminuito di tantissimo il fondo per la non autosufficienza, diminuiti i fondi ad esempio per l'integrazione delle persone straniere, diminuiti i fondi per aiutare i giovani a fare dei cammini di inserimento all'interno della società a partire dal lavoro, ma non solo, anche a partire dalla solidarietà, penso al servizio civile. Tutte le associazioni, i gruppi, le cooperative hanno avuto in questa fase un aumento delle persone che si rivolgono ai servizi, ma paradossalmente ci sono meno risorse per potervi far fronte. Quello di cui abbiamo bisogno sono di riforme profonde che facciano sì che le risorse pubbliche siano spese in maniera adeguata ai bisogni dei cittadini. Stiamo cercando di affrontare i temi che riguardano i territori anche con le regioni, anche con i comuni, perché anche senza un governo c'è la necessità che regioni e comuni, specie sui temi del welfare, prestino particolare attenzione e non li considerino, come dire, una ruota di scorta di altre politiche. In Piemonte il sistema di welfare è un sistema che dà servizi, li ha dati negli anni, che ha dato occupazione. Oggi il tema della mancanza delle risorse per finanziarli è un tema assolutamente, come dire, urgente. Certo è che i temi da affrontare sono gravissimi, se pensiamo al tema della povertà e della casa, sono ovviamente temi piuttosto impegnativi. La questione dell'abitare è un grande bisogno, ma anche assicurare il diritto al consumo in un momento di crisi. Penso alla salute, alla sicurezza urbana, al diritto al lavoro, e potremmo continuare, cioè tutte cose che quando vengono a mancare generano una sofferenza in una comunità locale. Il terzo settore non è l'unico ad occuparsene, ma probabilmente può contaminare tanto la pubblica amministrazione quanto il mondo delle imprese per renderli più sociali. Ecco, questo penso sia la frontiera dell'innovazione. Questo è un periodo di bilanci, sono tutti in grande difficoltà e quindi essere in difficoltà ti dà un senso di precarietà e aumenta l'ansia, ansia rispetto al futuro. Questo sicuramente ti limita nella progettualità. Quello che mi sembra però deleterio è dannoso per tutti, che in questo momento manca il filo logico, cioè ok, resistiamo, ma per andare dove? Uno dei problemi più grandi, tra l'altro, è quello dei tempi di pagamento, che si sono più che raddoppiati rispetto a qualche anno fa, in particolare i pagamenti dalla regione e dai comuni più grandi hanno subito un rallentamento fortissimo. Ad esempio il comparto della cooperazione sociale ha calcolato che ci sono circa 20 milioni di euro di interessi passivi pagati alle banche, e con questi 20 milioni di euro avrebbero potuto finanziare un pezzo di welfare e purtroppo invece sono finiti nelle casse delle banche. Noi come Social Club, che è una realtà associativa di 30 realtà del sociale torinese, ci siamo messi insieme per cercare di migliorare la qualità di vita dei nostri lavoratori e il loro potere d'acquisto. Mettersi insieme oggi, mettere le poche risorse che si hanno e metterle a sistema è un elemento di grande forza. Dobbiamo entrare in una prospettiva nella quale si creino delle sinergie da parte degli attori sociali, ma anche delle sinergie da parte delle categorie in situazione di difficoltà, facendo in modo che loro possano avere una possibilità, una opportunità di porre le loro capacità a servizio della crescita personale e dei contesti, e facendo in modo che le politiche di welfare, dall'altra parte, non siano lasciate residualmente come politiche per fare il canotto di salvataggio.